et porte inferi non prevalebunt. Prima di parlare dei problemi di Viganò, il problema più grande è che quelli intorno a voi non hanno mai studiato la paginetta della Declaratio. Si fidano delle opinioni di preti, frati e monsignori che non sono stati scomunicati da Roma e dopo 11 anni ancora non sanno con sicurezza cosa sia il Ministerium Ministero Servizio. Quando invece Benedetto XVI lo ha scritto ben 2 volte nella Declaratio. La seconda volta lo ha scritto in un modo discorsivo, facile, qui nelle 2 righe dei ringraziamenti. Carissimi fratelli, sono i carissimi fratelli della prima riga, quelli riuniti in concistoro, dunque sono i carissimi fratelli cardinali. Carissimi fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro, ripeto, l'amore e il lavoro, con cui avete portato con me il peso del mio ministero. Ripetiamo tutto. Carissimi fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero. Allora, Benedetto XVI, cosa ha detto che sia il ministerio, ministero, lavoro a cui ha rinunciato con piena libertà? Ha detto che è l'insieme dei lavori pratici del Papa. Lavori che a suo piacere ha pure delegato ad altri, ai cardinali, per il loro svolgimento. Appunto, come ha detto, il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero. Per esempio, vieni nel mio studio, Cardinal Luigi, dato che tu sei un mariano, perché voglio scrivere una enciclica sulla Madonna. Oppure, Cardinal Gianni, vai in Nigeria al posto mio, a leggere questo mio messaggio e dopo portami la risposta del capo del governo, eccetera. L'amore e il lavoro, ossia l'impegno e il lavoro con cui avete portato con me, insieme con me, ossia la mia supervisione, il peso del mio ministero, del mio lavoro. Quindi, se un papa rinuncia ai lavori del papa, significa che ha rinunciato al papato? No. Perché, per esempio, quando un cardinale andava in Africa per conto di Benedetto XVI, non si vestiva di bianco e non diceva di essere momentaneamente il papa per il fatto che svolgeva un lavoro datogli dal papa. Il lavoro non conferisce l'ufficio, il grado, l'importanza. Il papato non è un lavoro, come fanno credere il Vaticano, il libro di Gaswein, Viganò, la Fraternità San Pio X, Nicola Bux e tutti gli altri interessati. Il papato è come un grado militare. È, per esempio, come il generale di Stato Maggiore, che ha il grado di generale e svolge il lavoro di generale, come nominare nuovi generali cardinali e nominare nuovi colonnelli vescovi. Ecco, Benedetto XVI ha rinunciato al lavoro, ma ha mantenuto il grado di Papa. Ora, dato che dalla Declaratio si ricava chiaramente che Benedetto XVI è rimasto romano pontefice fino alla morte,
tutto quanto compiuto e detto dai cardinali e dai vescovi dopo il 28 febbraio è stato extra ecclesia, è stato al di fuori della Chiesa cattolica, della Chiesa di Gesù, dello Spirito Santo e della Madonna. Qualunque affermazione diversa nasconde un interesse personale. E qui veniamo a Monsignor Viganò, perché se Bergoglio dice che la Declaratio è una rinuncia al papato, è perché lui vuol far credere che è papa della Chiesa Cattolica. Ma quali sono gli interessi di Monsignor Viganò che lo portano a difendere pubblicamente Bergoglio come papa? Quello che non possiamo fare è di dichiarare che Jorge Mario Bergoglio non è papa? Quali sono i due interessi di Monsignor Viganò in questo? Via con l'indagine! Ehi, scopriamone alcune. Gennaio 2024, Mark Voice. Primo tornaconto di Monsignor Viganò. Viganò ha paura della scomunica da parte di Bergoglio. Punizione minutella. Chiunque afferma pubblicamente che Bergoglio non è papa, viene cacciato dalla Chiesa di Roma, viene sospeso ad divinis dalla celebrazione di messa e sacramenti, viene privato dell'abito ecclesiastico. Monsignor Viganò, nel suo discorso del 9 dicembre 2023, non arriva mai alla conclusione di nessun punto che affronta. Si limita solo alla denuncia. Per esempio, lui si è inventato l'applicazione del vizio di consenso nel matrimonio al caso del papato di Bergoglio. L'intenzione di nuocere alla Chiesa agendo per conto di un potere nemico non è compatibile con l'assunzione del papato e vi è quindi un vizio di consenso, dato dalla volontà, confermato dalle parole e dai fatti di questi ultimi 10 anni. Benissimo. Il vizio di consenso nel matrimonio determina che questo è nullo. Il matrimonio non è mai avvenuto, non è mai esistito. Ma allora perché Monsignor Viganò, dopo che ha accusato Bergoglio di vizio di consenso, poi non ha detto anche la conclusione logica? E cioè, poiché Bergoglio ha commesso il vizio di consenso, di conseguenza non è mai stato papa. Francesco è un papa nullo. Perché ha taciuto questa conseguenza? Un primo motivo può essere la punizione minutella. Chiunque afferma pubblicamente che Bergoglio non è papa viene cacciato dalla Chiesa di Roma, sospeso ad divinis dalla celebrazione di messa e sacramenti e privato dell'abito ecclesiastico. Monsignor Viganò non potrebbe più fare discorsi internazionali col colletto bianco e l'abito bordato di rosso. Non più. E va bene. Ma allora, perché Monsignor Viganò impedisce anche a tutti di dire che Bergoglio è un papa nullo, dicendo loro: quello che non possiamo fare è di dichiarare che Jorge Mario Bergoglio non è papa? Sembra proprio che Monsignor Viganò abbia interesse che Bergoglio venga creduto cattivo e venga pure creduto come papa. Insomma, un cattivissimo papa, ma papa. Che cos'è Exsurge Domine di Monsignor Viganò? Secondo tornaconto,
Viganò ha interesse ad una chiesa super cattiva e irrecuperabile. Da quale parte stare? Vi mostro subito il risultato finale che ci riguarda. Qua a sinistra abbiamo Benedetto XVI, romano pontefice fino alla sua morte il 31 dicembre 2022. Alle sue spalle c'è Gesù, perché Benedetto XVI è il suo ultimo papa. Poi, staccati da lui, abbiamo, in ordine cronologico, la Chiesa di Roma del conclave 12 marzo 2013 e il suo attuale Papa Francesco. Quindi abbiamo la Fraternità San Pio X col suo opportunismo di bottega, come vedremo. E infine abbiamo Monsignor Carlo Maria Viganò col suo opportunismo di bottega chiamato Exsurge Domine. Il giudizio di Gesù dopo la morte obbliga ogni uomo a scegliere da quale parte stare. Monsignor Viganò è come la Fraternità San Pio X. Faccio un parallelo con la Fraternità San Pio X, quella fondata un tempo da Monsignor Lefebvre. Tutti gli esponenti di questa fraternità affermano che la Declaratio è una rinuncia al papato, dunque che la Chiesa di Roma sarebbe ancora quella cattolica, dunque che Bergoglio sarebbe un papa cattolico. Bene, quando parlano male di Bergoglio, lo fanno forse perché combattono per aiutare la Chiesa cattolica? No. Loro si limitano solo a denunciare quanto è brutta, quanto è sporca, quanto è cattiva la Chiesa di Roma e anche quanto era modernista e hegeliano Benedetto XVI per indurre i fedeli a ricavare da soli, autonomamente, la conclusione e a compiere la decisione conseguente, ossia passare dalle messe della Chiesa di Roma alle messe della Fraternità San Pio X. Piccolo interesse di bottega. Ora, il loro interesse economico e politico è facilmente comprensibile, ma la loro colpa di fronte a Gesù è che mentre affermano che la Chiesa di Roma sarebbe ancora quella cattolica, sarebbe ancora la Chiesa di Gesù, loro non parlano per aiutarla, nemmeno per far pregare per essa. A loro importa solo della Fraternità San Pio X, non di quella che ritengono la Chiesa cattolica. Hanno interesse e forse hanno anche piacere nell'avere ragione nel parlar male della Chiesa di Roma, tanto che parlano male di tutti i papi post-conciliari. Andranno all'inferno, anche se la Chiesa di Roma non è più la Chiesa cattolica dal conclave del 12 marzo 2013. Ora, esattamente come la Fraternità San Pio X, anche Monsignor Viganò parla malissimo della Chiesa cattolica successiva al Concilio Vaticano II. Parla malissimo di tutti i papi, da Giovanni XXIII a Benedetto XVI. Parla malissimo della Chiesa di Roma degli ultimi 11 anni e parla malissimo di Bergoglio. Ma non c'è dispiacere nelle sue parole. Non gli importa niente della Chiesa di Roma che indica ancora come Chiesa cattolica. Non c'è una sua proposta ad agire
per il suo bene, nemmeno a pregare per la conversione dei cardinali e dei vescovi. Ne parla male dagli Stati Uniti, dove risiede, e ne ha parlato male anche alla Russia, il 14 marzo 2023, nel congresso per i russofili. Insomma, Monsignor Viganò ha interesse a parlare male, malissimo, a livello internazionale, quasi fosse un piccolo papa. Domanda: che cos'è Exsurge Domine di Monsignor Viganò? Prima vediamo il discorso di Monsignor Viganò del 9 dicembre 2023, in cui, per la prima volta dal 2019-2020, ha proibito a tutti quello che non possiamo fare perché non ne abbiamo l'autorità, è di dichiarare ufficialmente che Jorge Mario Bergoglio non è papa. La terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione. Sì, è impossibile qualsiasi umana soluzione, eccetto la sua Exsurge Domine. Il discorso. Nel suo discorso del 9 dicembre 2023, di ben 10 pagine, 8 pagine sono di denuncia, mezza pagina è di dichiarazione di impotenza per tutti di poter cambiare la situazione della Chiesa di Roma, e infine una pagina e mezza è di predica alle nazioni per la conversione a Gesù. Una predica internazionale, secondo il suo stile. Innanzitutto, sin da subito, Viganò qualifica Bergoglio come Papa della Chiesa Cattolica. Il titolo del discorso è «Il Papa è cattolico?» E poi, al capitolo «Il rapporto di causalità», specifica questo titolo in «Bergoglio è cattolico?» Dunque, per Viganò, Bergoglio è Papa della Chiesa Cattolica. Dunque, la Chiesa di Roma, per Viganò, è ancora la Chiesa Cattolica. Questi sono i due dati che più interessano a Viganò che gli altri accettino. Infatti, per quanto riguarda la declaratio, Monsignor Viganò, al capitolo Il vizio di consenso, condivide l'interpretazione di rinuncia al papato di Enrico Maria Radaelli. L'unico dubbio di Viganò è se l'abdicazione al papato sia stata legittima oppure no. Ed è per questo che è importante leggere almeno quelle due righe di ringraziamenti della Declaratio, in cui Benedetto XVI ha spiegato che cos'è il Ministerium, per essere sicuri autonomamente che non è una rinuncia al papato, ma solo al lavoro del papa. Inoltre, il titolo del discorso, Il Papa è cattolico, è un falso argomento. Serve solo ad attirare l'attenzione. Il vero argomento del discorso è il Concilio Vaticano II. E, sin da subito, Viganò presenta Bergoglio come l'ultimo risultato del Concilio Vaticano II. Al capitolo premessa, riferendosi all'attività di Bergoglio, afferma: «Oltre 10 anni di orrori peggiori di quelli cui abbiamo assistito negli ultimi 60 anni, ma perfettamente coerenti con le basi filosofiche e teologiche poste alla crisi presente dal Concilio Vaticano II». Dunque, per Viganò, se Bergoglio è papa e se è un papa cattolico a modo suo, la colpa è del Concilio Vaticano II.
non ha tutti i torti, però poi esagera, perché altrimenti farebbe la figura di colui che vorrebbe risanare la Chiesa cattolica, quando invece lui è interessato solo alla sua ex surge domine, che vedremo alla fine. Infatti, con l'argomento Vaticano II, inizia la sua spiegazione circa la degenerazione della Chiesa cattolica causata da tutti i papi successivi al Concilio. Al capitolo Dissonanza cognitiva afferma: giustamente quell'Assise, ossia il Concilio Vaticano II, venne definita da suoi stessi artefici il 1789 della Chiesa. Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non mancarono di sottolineare come i principi rivoluzionari e massonici Liberté, Égalité, Fraternité, potessero in qualche modo essere condivisi e fatti propri dal cattolicesimo, a partire dall'accettazione, anzi dalla convinta promozione della laicità dello Stato e dalla cancellazione sostanziale della divina e universale regalità di nostro Signore Gesù Cristo. Sì, certo, Giovanni Paolo II e il suo rimprovero all'Europa delle radici cristiane, nonché il suo argomento della rievangelizzazione dell'Europa, per non parlare poi di Benedetto XVI e il suo rimprovero all'Italia dei principi non negoziabili. Ecco, si comincia a vedere chiaramente una certa tendenza di Monsignor Viganò ad esagerare all'inverosimile le accuse ai papi e alla Chiesa. Ma soprattutto si vede l'assenza del dispiacere verso Gesù per la sua Chiesa in così grande rovina, ad eccezione di una volta soltanto, ma perché gli serviva per distogliere i critici di Bergoglio dall'usare il diritto canonico contro di lui. Al capitolo Il vizio di consenso, noi non possiamo comportarci come se ci trovassimo a risolvere un quesito di diritto canonico. Il Signore è oltraggiato, la Chiesa è umiliata e le anime sono perdute a causa del permanere sul soglio di un usurpatore. Visto? L'unica volta che Monsignor Viganò parla del Signore oltraggiato da questa situazione, ne approfitta per dire che il problema Bergoglio non si risolve come se fosse un quesito di diritto canonico, ossia non si risolve col diritto canonico. Chissà, forse si risolve con la sua ex surge domine e col suo collegium traditionis? Nei successivi tre capitoli un unico piano eversivo, il caso del Papa eretico tra ipotesi astratta e realtà concreta e il vizio di consenso, Monsignor Viganò indica Bergoglio come complice e mandato dall'elite globalista e dal Deep State al soglio pontificio. Dunque, indica Bergoglio come un papa cattivissimo. Però, alla fine del capitolo Il vizio di consenso, dopo 8 pagine di denunce, Monsignor Viganò arriva alla sua mezza pagina della sua decisione finale: è impossibile qualsiasi umana soluzione. Possiamo dunque essere moralmente certi che l'inquilino di Santa Marta sia un falso profeta? La mia risposta è sì. Siamo dunque autorizzati in coscienza a revocare la nostra obbedienza
a chi, presentandosi come Papa, agisce in realtà come il biblico cinghiale nella vigna del Signore o come il mercenario? Sì. Quello che non possiamo fare, perché non ne abbiamo l'autorità, è di dichiarare ufficialmente che Jorge Mario Bergoglio non è Papa. La terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione. Il nostro compito non deve essere quello di cimentarci in astratte speculazioni da canonisti, ma di resistere con tutte le nostre forze e con l'aiuto della grazia di Dio all'azione esplicitamente distruttrice del gesuita argentino, rifiutando con coraggio e determinazione qualsiasi collaborazione, anche indiretta, con lui e con i suoi complici. Secondo Viganò, non è possibile fare nient'altro. Riassumendo il tutto, l'obiettivo di Monsignor Viganò con questo discorso è quello di presentare la situazione della Chiesa di Roma sia super negativa, e in questo ha pienamente ragione, sia senza alcuna possibilità di soluzione. Ma in questo ha pienamente torto, perché la declaratio non è una rinuncia al papato e dunque la situazione della Chiesa di Roma è già risolta. Non è Chiesa cattolica. Solita ulteriore dimostrazione per gli ammiratori di Monsignor Viganò. Viganò ha denunciato contro Bergoglio il caso del vizio di consenso preso dal matrimonio. Ha fatto pure un discorso specifico il 1 ottobre 2023. Vitium consensus. Ma, chissà per quale motivo, una volta denunciato il vizio di consenso contro Bergoglio, poi non ha applicato la conseguenza dell'annullamento, in questo caso del papato. Nel matrimonio il vizio di consenso determina la nullità del matrimonio. L'affermazione più importante contro Bergoglio è assente. Quindi, per quale motivo Viganò, che contro Bergoglio ha denunciato di tutto, è complice delle élite internazionali e del deep state, è eretico di fatto e approdato all'apostasia, è il protettore del cardinal McCarrick, è il risultato di una elezione falsata e manipolata da poteri dichiaratamente nemici di Cristo, è l'intenzione dolosa di abusare dell'autorità e del potere del papato, assumendolo con l'inganno che rende reale il vitium consensus e fa di Bergoglio un usurpatore del soglio di Pietro. Perché poi, alla fine del discorso, non fa giungere gli ascoltatori alla conclusione che Bergoglio è un papa nullo? Ma anzi, dice pure loro, la terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione? Perché? Per il motivo che se la situazione della Chiesa di Roma è irrecuperabile, l'unica possibilità è lui, Monsignor Viganò, con la sua exsurge domine e con il suo collegium traditionis. Monsignor Viganò non intende purificare la Chiesa di Roma che lui afferma essere ancora quella cattolica, quella di Gesù. Monsignor Viganò non sollecita i cardinali e i vescovi a risvegliarsi dal torpore spirituale.
Monsignor Viganò non invita nemmeno i fedeli a pregare per la conversione dei cardinali e dei vescovi. Perché se in tutta Italia ci fossero nuovi vescovi locali che scomunicassero la Chiesa di Roma, allora lui, Monsignor Viganò, diminuirebbe subito di importanza. Seguire l'interesse personale. Il vero, il buono, il giusto, il bello. Prima di tutto, per mantenere la sanità mentale dalle opinioni dei preti famosi sulla Declaratio, occorre studiare quella paginetta scarsa della Declaratio. Secondo me esiste solo un personaggio importante, Benedetto XVI. Detto questo, oggi esistono almeno quattro possibilità tra le quali scegliere in base al proprio interesse personale. Qua a sinistra abbiamo Benedetto XVI, romano pontefice, il quale ha rinunciato al ministero, lavoro, non al munus ufficio petrino, non al papato. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, a partire dal 28 febbraio fino alla sua morte, la Chiesa si trovava in sede vacante, perché l'aveva scritto nella Declaratio. In modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante. Dopo la morte di Benedetto XVI, la Chiesa Cattolica è ancora in sede vacante, questa volta però per il Codice di Diritto Canonico. E lo sarà fino a quando, come ha di nuovo scritto nella Declaratio al futuro, dovrà essere convocato da coloro a cui compete, dopo la sua morte, il conclave per l'elezione del nuovo sommo pontefice. Perciò, fino a quel conclave, Benedetto XVI è ancora, spiritualmente, il sommo pontefice della Chiesa Cattolica. È il Papa della Chiesa di Gesù. E Gesù è con lui. Poi, chiaramente, la Chiesa Cattolica non è perfetta. La Chiesa post-conciliare, come dice Monsignor Viganò, non è poi così bella. Per esempio, il documento più importante, la Lumen Gentium, è una costituzione dogmatica. Ossia è un documento peccaminoso e anche patetico nelle sue intenzioni, perché Costituzione significa che gli uomini del 1964 hanno stabilito cosa era e cosa non era la Chiesa di Gesù. La Lumen Gentium doveva essere semplicemente un riassunto della storia della Chiesa. Però queste critiche specifiche ve le dico io, non ve le dice Monsignor Viganò. Inoltre, in questa Chiesa Cattolica c'è anche Don Minutella con la sua proibizione assoluta di partecipare alle messe in unione con Bergoglio. C'è pure Andrea Cionci, con la sua interpretazione della sede impedita, basata su una ricostruzione degli avvenimenti a partire dall'ora vigesima citata nella Declaratio. C'è anche Fra Alexis Bugnolo, con il suo personale conclave popolare di inizio 2023. Ci sono io, con la mia interpretazione del Vangelo di Marco, da cui il mio nome, Mark Voice.
voce di Marco. Comunque sia, la Chiesa Cattolica deve essere tramandata e deve essere purificata dal Concilio Vaticano II, come per esempio stava facendo Benedetto XVI con la sua Summorum Pontificum. Poi le altre tre possibilità sono al di fuori della Chiesa Cattolica, sono extra ecclesia, nulla salus. Abbiamo la Chiesa di Roma, cristiana e sincretista, fondata dal conclave del 12 marzo 2013, col suo rappresentante attuale, Papa Francesco, Papa di questa Chiesa. È una Chiesa dell'inganno, perché si presenta come Chiesa Cattolica, quando invece la Declaratio non è una rinuncia al munus ufficio papato. Poi ancora abbiamo la più conosciuta Fraternità San Pio X, sia Monsignor Viganò, con la sua Exsurge Domine, i quali hanno ragione sul Vaticano II, hanno ragione sulle élite globaliste, superliberiste e malthusiane, cioè quelle della riduzione della natalità e l'aumento della mortalità. Ma hanno torto sulla Declaratio come rinuncia al papato. E dunque hanno torto sull'indicare la Chiesa di Roma di oggi come Chiesa Cattolica. E hanno torto ad indicare Papa Bergoglio come Papa Cattolico. Ora, per scegliere da che parte stare, mettetevi dalla parte degli interessi del più forte di tutti: servire la Chiesa di Gesù, tramandarla e purificarla. Cos'è Exsurge Domine e il Collegium Traditionis? Dal sito exsurgedomine.it, Collegium Traditionis, il progetto di Exsurge Domine. Capitolo premessa. Oggi nella Chiesa ci sono centinaia, migliaia di chierici, sacerdoti, religiosi e laici a cui un'autorità tiranna e corrotta nega il sacrosanto diritto di essere fedeli al nostro Signore. In questi anni un numero sempre crescente di sacerdoti, seminaristi e giovani che si sentono chiamati a servizio di Dio in fedeltà alla tradizione cattolica si sono rivolti a me in cerca di aiuto e sostegno. È giunta l'ora di organizzare una rete di sostegno. Serve dunque una formazione a sacerdozio solida e senza compromessi, e che sia economicamente autosufficiente per non dover temere ritorsioni vaticane. Capitolo dove. La struttura idonea ad accogliere il Collegium è stata identificata in una vasta proprietà in provincia di Viterbo. I lavori sono già in uno stadio avanzato. Capitolo per chi. Il Collegium è destinato ad accogliere i chierici e religiosi che si ritrovano privati della loro parrocchia o sono allontanati dalla loro comunità a causa della loro incompatibilità con l'impostazione dottrinale, morale e spirituale della Chiesa bergogliana. Exsurge Domine darà loro la possibilità di una vita comunitaria sul modello tridentino delle chiese collegiate. Come si vede, Monsignor Viganò non agisce per purificare la Chiesa di Roma che lui afferma essere ancora quella cattolica.
Lui agisce per la propria chiesa parallela, che si chiama Exsurge Domine, sul modello precedente della Fraternità di San Pio X, di Monsignor Lefebvre, tale e quale. Una chiesa super cristiana e super mariana quanto si vuole, ma che non riconosce la guida spirituale di Benedetto XVI e dunque non riconosce la Chiesa Cattolica reale, perché la Chiesa di Gesù è il Papa. I preti e i vescovi che faranno parte di Exsurge Domine saranno pure tutti sacramentalmente in regola, ma non si troveranno nella Chiesa di Gesù. Perciò non combatteranno per i diritti di Benedetto XVI, che considerano solamente un po' meno brutto, un po' meno sporco, un po' meno cattivo di Bergoglio. Ma combatteranno per accrescere Exsurge Domine, esattamente come quelli della Fraternità San Pio X lavorano per se stessi. Concludendo, per scegliere da che parte stare, mettetevi dalla parte del più forte. La vita è la vostra.